Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera dallo studio centrale di TV6, sono le 21:01, un nuovo appuntamento con Replay, un periodo calcisticamente difficile per Pescara dopo il pareggio casalingo con la Ternana, ancora polemiche sulla squadra, nervosismo negli ambienti sportivi bianco-azzurri. Analizzeremo vari argomenti sia a livello tecnico sia a livello societario. Abbiamo in studio questa sera l'allenatore Luigi Irvese. Buonasera Irvese, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco ritroviamo il nostro compagno di viaggio, Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio. Buonasera. Un saluto al dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo, grazie buonasera per essere qui con noi. Grazie. Alla mia sinistra ho il dottor Pietro Literio. Buonasera, docente universitario all'Aquila, buonasera, psicologo, giornalista, tante cariche. Insomma, grazie. Comunque tifoso del Pescara, diciamo in particolare. Soprattutto. Francesco Di Francesco, buonasera, salve. Grazie per essere qui con noi. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera ai nostri amici da casa. Subito il numero per interagire con noi, il 392-623-7060. È un lunedì, come spesso capita, ricco di partite. È finito da poco il penultimo posticipo di Serie A, la vittoria dell'Udinese di Massimo Oddo, dunque alla sua prima vittoria sul campo in Serie A da allenatore. 0-3 la vittoria all'uscita di Crotone, doppietta di Jankto e gol di Lasagna. Tra poco inizierà Verona-Genoa, l'ultimo posticipo di Serie A. Si sta giocando anche l'ultimo posticipo di B, siamo al 32esimo, 0-0 al Cuori tra Perugia e Ascoli. A te Enrico. Grazie Andrea, ci colleghiamo con il ristorante Le Paiotte di Pescara, dove è in programma una cena della squadra biancoazzurra, l'intero staff sportivi presenti sul posto. Per noi c'è Paolo Renzetti. Buonasera Paolo. Buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui alle Caffè Le Paiotte, alla terrazza sul mare, dove si sta tenendo questa cena, a cena con la tua squadra del cuore, questa iniziativa di beneficenza della Pescara Calcio in collaborazione con la Massimo Oddo Onlus. E c'è tutto lo staff, tutta la squadra al completo, ci sono i dirigenti, il presidente Daniele Sebastiani e tutti i componenti della Rosa, proprio per questa cena che si sta tenendo qui alle Caffè Le Paiotte, cena iniziata da qualche minuto. Più tardi, nel corso dei prossimi collegamenti, Enrico, avremo al nostro microfono in diretta il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, poi anche qualche giocatore. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Paolo. Allora, iniziamo da Francesco Di Francesco stasera. Questo pareggio con la Ternana, sai bene che intanto come è arrivato, perché il Pescara ha evitato la sconfitta dopo un buon primo tempo, ripresa invece deludente, ancora una volta la rimonta della squadra avversaria e il periodo di crisi per Zeman e per i giocatori continua. Mi verrebbe da dire peggio di così, è un pochettino difficile, è meglio non pensarci. I dubbi sono sollevati dalla squadra in queste settimane, in questi mesi, sono tanti gli interrogativi, l'ultimo appunto con la Ternana, come si passa da un primo tempo giocato bene, io direi anche molto bene, con un 2-0 netto, meritatissimo, ad una ripresa del genere. E qui vado a uno che, dei problemi che secondo me ci sono, c'è poco da dire, Zeman sì o Zeman no, intanto io resto uno di quelli
pochi o tanti che siano, non è un problema. Zeman sì. Ma come si passa? Ossia, cosa c'entra da un punto di vista tecnico e soprattutto tattico l'allenatore? Qui dopo chiedo, non ti tolgo il mestiere di conduttore, ma chiedo subito all'allenatore che è abituato a Iervese con i ragazzi e adesso sta facendo ottimamente con il Francavilla. Come si passa da un primo tempo giocato in quel modo bene ad una ripresa giocata malissimo, nemmeno male, o sottotono, o il primo tempo dice hai giocato, che ne so, da 7, 7 e mezzo, la ripresa si è calato di rendimento, hai corso un pericolo, ci hai messo riparo e alla fine hai vinto 2-1. Qui la partita era persa, sia da una cosa bella ad una cosa bruttissima, da una prestazione positiva ad una altamente o profondamente negativa. E secondo me l'allenatore su aspetti del genere c'entra fino a un certo punto, diventa una questione di testa degli allenatori, diventa forse in questo potrebbe andarci un calo fisico, però come più volte ricordato nelle ultime settimane ho chiuso, De Leonardis il primo tempo male, il secondo bene, magari la settimana dopo il primo tempo bene, come con la Ternana la ripresa male. Tu me lo devi spiegare, ma mi devi, non tanto per me quanto per i telespettatori e per quelli che hanno forti dubbi, come ci si passa proprio da un punto di vista tattico, calcistico. Gigi Revese. Ma secondo me parte che non è facile giudicare dall'esterno, però da quello che posso immaginare penso che sia più un discorso psicologico oltre che un discorso tattico, perché la squadra fa bene il primo tempo, va sopra di 2 gol, crea diverse azioni da gol, alla prima occasione negativa crolla, quindi secondo me è un discorso pure psicologico, ma dovuto anche alla squadra che è giovane, una squadra composta dalla maggior parte da ragazzi. Potrebbe essere questo, anche se, ripeto, non è facile, perché bisognerebbe vedere poi all'interno se ci sono ulteriori altri problemi. Però ecco, il primo pensiero che mi viene, penso che la squadra caratterialmente faccia un po' fatica. E quindi la colpa è dei giocatori e non è dell'allenatore? Ma c'è una questione caratteriale? Purtroppo l'allenatore... Ma non perché voglio difendere per forza Zeman, però... Scusa, Francesco, ma quando gioca bene è solo merito dei giocatori allora? Questo vuoi dire? No, quando gioca bene è merito dei giocatori e dell'allenatore. Ah, e quando invece gioca male è solo colpa dei giocatori? No, ho detto che è solo colpa dei giocatori. No, ma così nel calo, nella ripresa, o male il primo tempo e bene la ripresa. Quindi queste due facce diametralmente opposte all'interno di una stessa partita solleva tanti dubbi anche relativi all'allenatore, sia ben chiaro, mica che io sono per Zeman è un conto, ma mica dico che Zeman è infallibile. Posso dare uno spunto su questo? L'avrei coinvolta, perché quando si parla di aspetto psicologico ovviamente chi meglio di uno psicologo come il dottor Pietro Literio ci può dare forse ulteriori indicazioni. Si tira un po' troppo in ballo la testa dei giocatori, però ci si dimentica poi della realtà, perché la testa risente della realtà. Non dimentichiamoci che c'era pure l'avversario. Nel secondo tempo la Ternana è rientrata in campo con un atteggiamento diverso, molto più aggressivo, e quando il Pescara viene aggredito, come dire, se la fa sotto un po'. Quindi come dire, la testa come dire traballa nel momento in cui si viene anche aggredito, e soprattutto se si è già fragili, e il Pescara ha delle fragilità mentali anche. Però non è tutto collegato alla testa. Questo era lo spunto che volevo dare. Ecco, l'aspetto però mentale, l'aspetto psicologico, in che percentuale può incidere? Adesso come adesso molto, perché siamo in crisi e purtroppo pochi parlano di crisi, ne parliamo noi giornalisti, ma ad esempio la società o l'allenatore pare non ammettere la parola crisi, e invece ci siamo. Per superare la crisi... E perché non l'ammettono? Forse ne hanno paura pure loro. Paura. Forse non sanno gestirla, no? Perché ci vogliono anche delle strategie mirate per gestire la crisi, soprattutto se è di testa ed è mentale. Questo però era successo anche nelle prime giornate, quando non c'era questa paura relativa a precedenti passi falsi. Questo è vero, però veniamo dalle ultime 7 gare, 4 sconfitte e mi sembra 2 pareggi, è una vittoria, no? Quindi siamo alla 17ª gara, quindi non siamo all'inizio. Si sono accumulate tutta una serie anche di insuccessi, di sconfitte e di pareggi, tra l'altro ripresi anche all'ultimo momento. Quindi siamo a una fase della fiducia della squadra e dei giocatori già abbastanza delineata.
dopo torneremo su questo argomento. Ci perché ho altro da Edoardo De Blasio ha altre chiavi di lettura. Ma questa rimonta della Ternana non è... Intanto ti trovi d'accordo con quello che è stato detto finora? Sì, oggettivamente abbiamo descritto una squadra senza personalità, una squadra fragile psicologicamente, e su questo non credo che non ci siano dei dubbi, parlano i risultati, parla il campo. No, volevo ricordare che questa della Ternana è stata l'ennesima rimonta subita al Pescara, non è che sta che è un caso. Il Pescara è stato rimontato di 3 gol dal Frosinone, è stato rimontato dalla Salernitana, è stato rimontato da tantissime squadre, stando in vantaggio di 2-3 gol anche. È la quarta volta, insomma. È la quarta volta, e non è poco, quindi non può essere un caso. È evidente che questa squadra, secondo me, ha un deficit di personalità, di esperienza, di carattere in mezzo al campo. D'altra parte sono tutti ragazzi che non hanno un leader. Io se guardo questa formazione vedo tutti i ragazzi che sono presi uno per uno, bravi per la Serie B, idonei nella Serie B, ma nessuno di loro è un leader in mezzo al campo, è un trascinatore, uno che comanda la squadra, è un allenatore in campo. Non l'abbiamo avuto per poche partite, ed era naturalmente Bovo, con lui il Pescara ha vinto delle partite preziosissime. Oggi, se non siamo ultimi in classifica, è perché abbiamo vinto 1-0 a Carpi e 1-0 a Parma. Non ce lo dimentichiamo, due partite che abbiamo vinto contro il gioco di Zeman, cioè non giocando alla Zeman. Zeman si è lamentato. L'ha detto anche lui. Certo. Lo ha detto lui, lo sento con le mie orecchie. Alla fine di quelle partite lui si è lamentato perché ha detto: io non mi sono divertito a giocare in questo modo, preferisco perdere 5-4 che vincere 1-0. Con quelle due vittorie a Carpi e a Parma, abbiamo vinto a Parma, il Parma andrà in Serie A molto probabilmente, andateci oggi a vincere a Parma, non so chi sarà in grado di vincere a Parma, e noi invece abbiamo vinto 1-0 a Parma al termine di una partita preziosa. Oggi non siamo ultimi in classifica perché c'era Bovo in campo, c'era Balzano, cioè c'erano giocatori di grande esperienza. Ora tutte le squadre, anche quelle giovani, quelle brillanti, hanno comunque bisogno di avere in campo dei giocatori esperti che sanno guidare la squadra nei momenti difficili. Poi questa è una squadra che non sa tener palla. Quando si è in vantaggio, nel calcio moderno, chiedo a Ervese se dico una stupidaggine, ma quando si è in vantaggio la prima cosa da fare è impedire all'avversario di giocare. Se la palla ce l'ho io, non ce l'hai tu. E cerco di tenere la palla il più possibile per evitare che tu mi attacchi. Cerco di addormentare il gioco per evitare che la partita diventi frenetica. Sto vincendo 2-0, 3-0. Il Pescara, e questa è colpa di Zeman, il Pescara appena Fiorillo prende la palla ha il dovere di buttarla subito in verticale, anche se là davanti ci sta magari solo Benalì contro 3 avversari, quindi la palla torna immediatamente indietro, non c'è nessuna possibilità di andare a offendere con un solo giocatore contro 3 o 4, cioè non... Eppure, sa amministrare il vantaggio, non sa amministrare, ma è un ordine di Zeman, ha fatto fuori Pigliacelli perché a Parma Zeman non aveva sopportato il fatto che in vantaggio Pigliacelli, invece che buttare la palla subito avanti, la giocava corta e all'indietro, e Bovo teneva frenata la difesa. Quindi l'assenza, allora, di Bovo, secondo te, l'assenza di una mentalità anche di saper amministrare il gioco, la capacità di governare la partita nei suoi ritmi, cioè mancano giocatori di personalità. Uno come Memusciai, per fare un esempio, che abbiamo buttato via perché il nostro allenatore riteneva che uno come un vecchio come Memusciai non servisse a questo campo. Uno come Memusciai, in mezzo a questo centrocampo di ragazzini fragili, psicologicamente fragili ed inesperti, come Carraro, come lo stesso Brugman che è ancora fragilissimo, come Koulibaly, come Palazzi, che sono tutti ragazzini, Capone, uno come Memusciai avrebbe tenuto come una chioccia questa squadra. Insomma, la mancanza di un leader, secondo te, mancanza di uno o due leader, tutte le squadre forti, anche quelle che giocano meglio al calcio, hanno comunque in mezzo nel loro organico 2-3 giocatori più esperti, più anziani, che sanno governare la partita. Antonio, questo che non è il Pescara. Prima, dottor Literio. A me non piace far passare però il messaggio che la squadra è fatta di giocatori fragili e senza personalità. Lo è.
Io non sono d'accordo su questo e vi pongo questo spunto. Oddo nel 2015 fece il miracolo, prese una squadra che sembrava fatta di schiappe, di giocatori fragili, e magicamente questa squadra arrivò in finale contro il Bologna senza mai perdere. Ma non c'erano i ragazzini soltanto in quella ma squadra, comunque veniva c'era da, gente veniva, molto esperta. Però veniva da un percorso di sconfitte, c'era una forte contestazione, tant'è che fu esonerato Baroni e arrivò Oddo. Oddo cambiò magicamente e di colpo l'andamento con gli stessi giocatori. Certo. Com'è possibile? Quindi non sono fragili lì. Poi ne parliamo. Antonio Leonardi, ti trovi d'accordo, vicino alle idee di De Blasio, che l'assenza di un leader, di un uomo carismatico come Bovo, ha citato Bovo perché ha preso parte alle vittorie di Parma. Nel calcio ci può stare il fatto del leader, eccetera. Però io, tu sai, non è la prima volta che lo dico, da una lettura diversa. Giusto, tornando al discorso del dottore sul fatto di Oddo quando prese quella squadra, in effetti quella era una squadra, lui la novità la mise, ci mise Torreira che nessuno si aspettava, e oggi lo stiamo vedendo cos'è Torreira. Già quella era comunque una squadra molto ma molto forte, e comunque già navigata perché era la fine di un campionato che comunque ha dato dimostrazione che era una squadra attrezzata anche per lottare al meglio. No, la lettura che do io invece è questa, cioè stiamo parlando di fragilità di squadra, ma non è oggi, lo sto dicendo da diverse settimane. Perché questo Pescara ha schierato 27 giocatori, 17 formazioni diverse. Di questi 27 giocatori solo 3 hanno giocato tutte le partite, a parte Mazzotta, una parentesi, sabato. Gli altri 24 sono stati utilizzati per gli altri 8 posti, quindi 3 per ogni ruolo, non solo. Brugman è schierato mezzala o centrale, gli attaccanti, sono cambiati diverse di due esterni, uno a destra, uno a sinistra, viceversa, a seconda della partita. Questo non aiuta. Il problema, secondo me, è che una squadra si costruisce, la fragilità può sparire quando la squadra ha convinzione di quello che sta facendo, però se non riesce a schierare, cioè per un certo numero di gare, a puntare su un gruppo, su una squadra che può essere, secondo me, Bovo, come sono d'accordo con lui, ci starebbe benissimo in questa squadra e potrebbe dare una mano sotto questo aspetto della personalità. Però la base è quella di avere comunque una squadra che si riconosca, voglio dire, perché 17 partite con... Quindi un'identità. Di un'entità, l'identità è questa squadra, non ce l'ha, e allora nei momenti difficili questa squadra è fragile, diventa fragile perché non ha quelle certezze del compagno che l'aiuta, voglio dire, che è sempre lo stesso, perché poi il calcio è fatto pure di questo, cioè del collettivo, di questi, dei giocatori che insieme riescono a portare avanti, è vero, le idee dell'allenatore, ma anche la loro personalità, cioè questo è quello che manca a questa squadra, che purtroppo non riusciamo a vedere una via d'uscita, perché, come ha ribadito pure Francesco, una volta il primo tempo bene, il secondo male, una volta il secondo tempo bene e il prima male, cioè è una squadra che è indecifrabile sotto questo aspetto, è difficile secondo me riuscire. E adesso c'è anche il rischio che subentri ulteriore paura, no? Perché ma, la sì, classifica ma la, paura... la vedono tutti. Ma proprio, se... perché alla, proprio perché a questa squadra mancano le certezze personali proprio e collettive, perché questo è quello che manca. Per crescere c'è bisogno che questa squadra riesca a capire quello che può fare insieme. In sé, però se tu lo cambi ogni volta, cambi la difesa, cambi il centrocampo, cambi l'attacco, io credo che non ne usciamo, voglio dire. Credo che questi siano i mali di questa squadra. Se no, non è un caso. Vorrei sentire subito il tecnico Iervese, che da sempre ha apprezzato la carriera di Zeman, il modo di allenare anche del Boemo, e in effetti proprio la carriera di Zeman è caratterizzata da stagioni positive così come negative, insomma un tecnico che il campionato o lo indirizza subito nel verso positivo o altrimenti le difficoltà rispetto agli altri tecnici si evidenziano ancora di più. Il mister, sappiamo tutti che ha bisogno di giocatori che abbiano delle caratteristiche che sposino bene il suo pensiero calcistico, e a volte ci vuole anche più tempo, soprattutto io quando dico che una squadra è giovane, hanno bisogno di tempo per cercare di trovare quell'equilibrio giusto. Non è mai facile, perché purtroppo
bisogna trovare anche i risultati che ti possono dare quell'autostima per farti crescere, per darti la possibilità di andare in campo con più certezze. Purtroppo quest'anno non sta succedendo, ma penso che il mister riuscirà a trovare sicuramente la via giusta. Anche se siamo in ritardo, però. No, io, scusami Gigi, però adesso non è che non sono d'accordo con te. È ovvio che tatticamente e tecnicamente credo che Zema sia un libro aperto, nel senso che è dall'83 che fa sempre la stessa partita e gioca allo stesso modo, però il problema è che raramente gli riesce di trovare, come dici tu, col lavoro, di arrivare in fondo, perché se andiamo a vedere gli ultimi 18 anni, Zeman ha avuto 6 esoneri, 2 volte ha rinunciato lui, 3 volte è rimasto a spasso di questi 18 anni e ha azzeccato, cioè quella squadra che lui dove è riuscito a lavorare eccetera è stato un anno a Lecce, non ha vinto il campionato, però è stata una squadra che dà spettacolo, un anno a Avellino bene, però l'anno dopo esonerato, è l'anno eccezionale di Pescara. Perché? Perché la componente giocatore, tu sai bene fare allenatore, è determinante per portare avanti un progetto, perché se questo giocatore tu non ce l'hai in questo modo, non c'hai tantissima qualità, ma non ti parlo di qualità solo di piedi e di testa, proprio di personalità eccetera, il giocatore nel suo insieme, è difficile poi che tu riesca, non è che lui è un santone che riesce a fare, mi chiedo la linea dalle Paiotto, dove c'è il nostro Paolo Renzetti che ha portato proprio al nostro microfono due ospiti che tra poco interpelleremo dallo studio, no Paolo? Sì, grazie Enrico, prendiamo nuovamente la linea qui dal Caffè Le Paiotte, la terrazza sul mare dove sta proseguendo la cena con la tua squadra del cuore. Io ringrazio ovviamente il presidente Daniele Sebastiani e Antonio Balzano che hanno interrotto la cena per venire ai nostri microfoni. Inizierei ovviamente dal presidente Sebastiani. Presidente, queste sono iniziative importanti, si parla di beneficenza, si parla di sociale e sono anche iniziative che servono per fare ancora più gruppo, tra l'altro a pochi giorni da una partita importante come quella di Cesena. Sì, sicuramente noi non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di sociale e poi se è l'occasione anche per stare un po' insieme tutti i ragazzi e cementare ancora di più l'unione va ancora meglio, però non credo che questo gruppo abbia bisogno di questo, questo gruppo ha bisogno sicuramente di lavorare, di maggiore attenzione e poi vedrete che risultati arriveranno. Prima delle considerazioni dallo studio, una battuta anche con Antonio Balzano, uno degli esperti di questo spogliatoio, qual è il morale della squadra, Antonio, alla vigilia di questa gara di Cesena in un periodo non semplicissimo, comunque non positivo dal punto di vista dei risultati? Ma di sicuro non è che siamo così felici, perché ad oggi non è stato fatto quello che ci si aspettava, ma questo non vuol dire che sia tutto così negativo. Io penso che, come diceva il press, bisogna lavorare in modo sereno, perché ci sono dei ragazzi, come ho già detto, molto giovani e hanno bisogno di crescere. E di sicuro ci vuole più attenzione da parte nostra e questo sta a noi dimostrare dopo di essere in grado di affrontare un campionato all'altezza. Paolo, allora Enrico, il presidente Sebastiani ha l'auricolare, quindi sì, no, vi ascolta. Per liberare Balzano, così poi restiamo col presidente, come sta Balzano e quando può eventualmente tornare disponibile? Allora, dallo studio giustamente chiedono, Antonio, quali sono le tue condizioni quando ti rivedremo in campo, comunque disponibile per scendere in campo. Ho avuto un infortunio e sembrava una stupidaggine, invece era un po' più grave, quindi ci vorranno ancora una decina di giorni, suppongo, e dopo mi dovrò rimettere bene fisicamente, ma sono comunque vicino alla squadra anche da fuori dal campo, io come tutti gli altri. Ipotizzabile un tuo ritorno per la gara di Ascoli, se vogliamo fissare un termine? Ma fosse per me rientrerei anche venerdì, purtroppo non posso perché sennò rischio di farmi male sul serio, quindi aspettiamo e quando sarò bene
potrò, spero, dare una mano perché ho davvero tanta voglia. Grazie, grazie ad Antonio Balzano. Grazie Balzano, così, allora andiamo con il presidente Sebastiani, sì, andiamo col presidente Sebastiani perché ci sono tante cose da chiedere anche qui dallo studio. Presidente, poi parleremo anche delle iniziative societarie, però ovviamente i tifosi hanno paura che questo campionato si possa incanalare su binari pericolosi. Prima il dottor Literi in studio dicevano però l'allenatore e il presidente mi sembrano tranquilli, è una serenità soltanto esteriore oppure anche voi avete le antenne dritte? No, no, è una serenità, al di là di essere una serenità esteriore, però è una consapevolezza di avere un gruppo importante, sicuramente in questo momento forse mancano quelli che possono dare quel qualcosina in più dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dell'aiuto che serve a una squadra giovane che già anche nell'ultima partita abbiamo visto, perché a me fa sorridere quando sento la squadra non segue il mister, ma non è che la squadra non segue il mister nel primo tempo e nel secondo lo segue o viceversa. Noi abbiamo iniziato sabato la partita, penso che nel primo tempo se avessimo fatto 4-5 gol non avevamo rubato nulla. E non credo nemmeno che il mister poi dica ai ragazzi guardate abbiamo fatto due gol, adesso facciamoceli rifare perché sennò non mi diverto. È evidente che c'è qualcosa che non va in questo momento, però io sono molto fiducioso perché, ripeto, abbiamo fuori gente come Antonio, gente come Bovo, lo stesso Coda, Campagnaro che ancora non gioca una partita ufficiale, quindi abbiamo giocatori che hanno uno spessore che possono aiutare magari anche in campo essere loro stessi gli allenatori in un momento di difficoltà. Purtroppo fino ad oggi non li abbiamo avuti, noi abbiamo fatto delle partite belle, importanti, penso a Parma, penso a Carpi stesso, dove con magari giocatori che qualche esperienza in più ce l'hanno, abbiamo anche gestito delle situazioni che invece diversamente in altre occasioni non abbiamo fatto, quindi evidentemente qualcosina da quel punto di vista manca, però ecco, tutto questo speriamo che fra pochissimo finirà e quando avremo la rosa a disposizione completamente possiamo dare un giudizio complessivo su questo gruppo. Allora Presidente, una domanda a testa da parte dei nostri ospiti, le chiedo soltanto inizialmente, anzi facciamo i complimenti per la convention che c'è stata la settimana scorsa per il progetto del nuovo stadio e poi per dirci in maniera ufficiale se il Poggio di Luivi, il centro sportivo del Poggio diventerà, perché avete firmato soltanto un compromesso, di proprietà della Pescara Calcio che dopo decenni di vita questa società finalmente un suo centro sportivo. E che centro, perché il Poggio resta veramente un fiore all'occhiello. Ma noi, io sono da questo punto di vista un po' rammaricato con Peppe, gliel'ho detto anche sabato quando ci siamo visti per firmare questo contratto, perché se lui forse avesse avuto un pochettino più fiducia in me probabilmente oggi avremmo ancora De Cecco alla presidenza del Pescara e Sebastiani a fianco che lavorava come ho sempre fatto anche se con la carica del presidente, e probabilmente tutto quello che abbiamo dovuto fare e tutte gli accreditamenti che abbiamo avuto grazie al lavoro fatto probabilmente con un nome più importante magari saremmo arrivati anche prima a certi discorsi, però va bene così, non è un problema. Anche lui ha riconosciuto che forse è stato pazienza, un pochettino oggi sarebbe ancora al suo fianco. Ma io penso proprio di sì, perché lui, uno dei motivi per i quali è andato via era proprio il Poggio, quindi perché pensava forse che qualcuno lo prendesse in giro. Nella realtà questa è la dimostrazione reale che questa società, perlomeno da quando la gestisco io, un progetto reale ce l'ha. Poi qualcuno pensa qualcos'altro, ma probabilmente non sa nemmeno di che cosa parla, perché vedi Enrico, io non voglio essere presuntuoso, ma quello che abbiamo fatto noi in 6 anni questa società non l'ha fatto in 80 anni di storia, e questo è sotto gli occhi di tutti e non ce lo potrà togliere nessuno. Quindi con De Cecco al suo fianco
mi sembra di capire che si sarebbero evitati comunque, altri problemi comunque, anche con altri comunque soldi. Confermo. Ma no, quello è poco importante, perché è chiaro e evidente che magari con De Cecco probabilmente altri soci non sarebbero nemmeno entrati, però al di là di questo è poco importante questo. Io ripeto, mi dispiace perché ribadisco, comunque abbiamo dei caratteri diversi io e Peppe, però non abbiamo mai avuto discussioni particolari, magari uno accelerava di più, uno frenava un po' di più e le cose andavano in un certo modo. Poi è chiaro che lui ha pensato che magari in un certo momento ha pensato che magari noi lo prendessimo in giro per questo discorso del Poggio. Nella realtà il Poggio poi è arrivato, come arriveranno tante altre cose in questa società, e lui stesso ha riconosciuto sabato che forse un pizzico di pazienza in più la poteva avere. Comunque acceleriamo anche noi. Così, il Pescara ha messo a segno un altro colpo. Non ho capito, Enrico. No, acceleriamo nel senso, per non farle perdere la cena, con Antonio De Leonardis, quindi sì, problema... Sì, no, dicevo, abbiamo... Sì. Sì. Allora, Antonio De Leonardis. Posso? Sì. Ciao Presidente, intanto faccio i complimenti soprattutto per la capacità che hai di andare avanti nonostante tutto, insomma, e stai andando avanti. Anch'io do un giudizio positivo a quello che stai facendo e a quello che stai portando avanti. Detto questo, ecco, tu hai citato forse non a caso le partite di Parma e di Carpi, per cui Pescara, siccome anch'io sono d'accordo con te e non lo dico da oggi, che il Pescara abbia un organico altamente competitivo, quindi sicuramente superiore a quello che può dire la classifica oggi. Ecco, tu hai citato Parma e Carpi e sai bene che dopo Parma e Carpi è stato proprio l'allenatore a dire che non era quello il Pescara che voleva. Quindi secondo me alla base ci può essere questo problema, cioè di vedere la situazione con occhi diversi. E poi aggiungo un'altra domanda spista, l'avrei fatta sabato, ma io non c'ero in sala stampa. Ecco, sabato la sei presa un po' con la squadra, con i giocatori, dicendo tra l'altro chi non ci vuole stare se ne può andare. Ora, voglio dire, era solo un modo per caricare la squadra di responsabilità, oppure ti rispondo, c'è sul serio? Ti rispondo al volo, dottor. Come? Sì. Sì, no, ti dicevo, se era solo una provocazione. Ti ringrazio per i complimenti. Sì, vai. No, sicuramente la provocazione c'è, perché è evidente che qualcosa bisogna smuovere in questi ragazzi. E per quanto riguarda il discorso che facevi tu sul fatto che il mister ha detto dopo quelle partite che non era quello il Pescara che voleva, se vi ricordate io gli avevo pure risposto al mister, gli ho detto guarda, speriamo che sia sempre così, magari non fa niente che non lo vuole il mister, però vinciamo. Però al di là di questo, io mi ricordo benissimo la storia di questa squadra 6 anni fa, no? Quando a un certo punto venivamo da 5-6 sconfitte e poi in campo purtroppo e per fortuna ci vanno sempre i giocatori. Quindi quando io parlo dei giocatori cerco di spronare i giocatori, perché anche loro devono prendersi delle responsabilità, perché come dicevo prima il mister non è che nel momento in cui segniamo 2 gol e andiamo avanti di 2 gol è contento se ci rifanno 2 gol perché vuole giocare sempre. Sicuramente ha una mentalità di quel tipo, però poi sta anche nella gestione dei ragazzi che fanno in campo. Ecco perché dico che probabilmente qualche giocatore con una maggiore esperienza aiuterebbe in campo anche quello che magari il mister fa durante la settimana, molto di più rispetto magari a quello che può fare un ragazzo che ha le prime esperienze. Magari nel girone di ritorno tanti di questi ragazzi giovani che sono molto molto bravi faranno la differenza anche in questo, però quando si ha una squadra giovane, soprattutto come quest'anno, quando si hanno tanti infortuni bisogna avere un po' di pazienza. Io sono convinto come te che questo è un organico che non ha nulla da invidiare a nessuno, è lo stesso organico con tutti gli errori che abbiamo fatto, con un pizzico di fortuna in più probabilmente potrebbe avere quei 5-6 punti in più e stare in una situazione di classifica che oggi tutti quanti parlerebbero del Pescara dei miracoli. Non è stato così, perché purtroppo per colpa nostra abbiamo lasciato per strada tanto
E l'unica cosa da fare adesso è rimboccarsi le maniche e pedalare, ma con molta attenzione, perché noi purtroppo prendiamo tanti gol per disattenzione. Ecco Presidente, una domanda a testa: abbiamo uno psicologo in studio, il docente universitario presso L'Aquila, il dottor Pietro Literio, che vuole farle subito una domanda. Prego Literio. Presidente, buonasera, Pietro Literio. Una domanda, intanto sono d'accordo con lei che abbiamo secondo me due squadre titolari, non una. Però lei prima ha detto una cosa importante: nel Pescara c'è qualcosa che non va. Ecco, per affrontare bene i problemi o il problema bisogna capirlo e definirlo bene. Secondo lei che cos'è che non va, per poter dare una risposta poi adeguata? Secondo me in questo momento non c'è, purtroppo, lo dico per chi mi conosce con un po' di dolore, perché a me piace vedere una squadra di giovani, di gente che comincia adesso e che ha tanto da dare. Però secondo me, ripeto, anche perché è la storia del mister che lo dice, le squadre bisogna che si facciano con il giusto mix. Noi purtroppo quest'anno il giusto mix ce l'avevamo, ma abbiamo avuto una serie di infortuni che hanno evitato che questi ragazzi un po' più esperti dessero una mano, soprattutto in questa prima fase dove ce n'era veramente bisogno, a questi ragazzi più giovani. Però noi siamo attenti, vigili, io sono un presidente diverso un po' dagli altri, cioè io sono molto presente, sono presente sul campo, sono presente agli allenamenti, vivo la squadra molto da vicino, parlo sempre col mister, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, perché i giocatori sono allineati, perché il mister sa che deve dare qualcosina in più anche lui a questi ragazzi, e quindi siamo ottimisti per il futuro. Allora il dottor Edoardo De Blasio, poi Francesco Di Francesco, e poi lo lasciamo. Se no, scusa Enrico, se non dovesse. Dica Presidente. No, dicevo, se non dovesse succedere quello che mi auguro, probabilmente dal dottore ci devo andare io. Dottor De Blasio. Ah, dal dottore psicologo? Sì. No, non dal dottore cardiologo? No. sì. Ciao Daniele, buonasera. Dottor cardiologo ci vado spesso, ci andavo spesso. Ciao Edoardo. Ciao Daniele, buonasera. Senti, io sono stato contento di ascoltarti, perché hai detto esattamente le cose che avevo detto io all'inizio trasmissione. Tu non mi hai sentito, ma avevo fatto esattamente la stessa diagnosi, cioè che questa squadra è carente di esperienza e di personalità, che mancano quei due o tre giocatori di personalità e di esperienza in mezzo al campo, capaci di guidare i ragazzi più giovani nei momenti in cui la partita si fa difficile, in cui bisogna tenere la palla, bisogna saper difendere, bisogna saper tenere un risultato, cosa che siamo riusciti a fare a Carpi e a Parma, e poi non siamo riusciti a fare più da quando abbiamo perso Bovo, eccetera. E se c'è un piccolo rimprovero che mi vorrei permettere di farti è la perdita di Memusciai. Adesso ci sono stati dei messaggi che mi hanno preso in giro perché rimpiango Memusciai, ma secondo me in mezzo al campo, al centro del campo, un giocatore esperto di grande spessore caratteriale come Memusciai ci avrebbe fatto molto comodo. Quindi secondo me va andarlo via o lasciarlo andare via un po' troppo facilmente al Benevento è stata secondo me una leggerezza, e quindi ti vorrei chiedere se era proprio necessario perdere questo giocatore che oggi secondo me ci farebbe molto comodo. Ci avrebbe fatto molto volentieri su questa cosa, perché Memusciai è un giocatore che io ho preso personalmente 4-5 anni fa, che era ancora infortunato, quando c'era Baroni eravamo lì a discutere, ma sa, c'è il crociato, non c'è il crociato, io al suo agente dissi va bene, lo prendo lo stesso, si rimetterà e giocherà. Purtroppo quest'anno non era una scelta nostra, perché io ho parlato a lungo con Memusciai, che tra le altre cose con il quale ho sempre avuto un rapporto particolarmente stretto, perché è un ragazzo a cui voglio molto bene,
Però Memusciai è stato lui a chiedere di voler andare via, quindi è stato lui a dire che voleva, non voleva stare a Pescara, e quindi noi alla fine, proprio alla fine, lo abbiamo mandato. Io veramente mi auguravo che non arrivasse questa richiesta, perché a un certo punto avevo pensato che non se ne facesse più nulla. Però Memusciai non è un problema, non è stata una scelta nostra. Io sono assolutamente d'accordo con te, io Memusciai non l'avrei tolto mai da Pescara. Come non avrei tolto un'altra persona che però ho tolto per problemi miei familiari, che è Alessandro, perché a Memusciai e Bruno in questa squadra facevano i signori con la sigaretta in bocca tutte e due. Francesco Di Francesco. Presidente, buonasera, ciao. Senti, premesso che io sono sempre per Zeman, perché chi è bravo alla fine emerge, anche se strada facendo commette degli errori, quindi da una parte sono tranquillo, però da una parte, se mi permetti, sono un tantinello, uso questo aggettivo, un eufemismo, un tantinello preoccupato. Tu che, per quello che mi risulta, sei pro Zeman, almeno lo dice la storia, sei tranquillo, un tantinello preoccupato o cosa? No, io non sono preoccupato per Zeman, non sono preoccupato per i risultati, sono preoccupato e mi auguro che, ripeto, che tornino presto certi giocatori, perché questa squadra con Zeman, senza Zeman, con Di Francesco e Sebastiani in panchina, è una squadra attrezzata per fare un buon campionato di Serie B. Quindi a maggior ragione lo diventa con un allenatore bravo come Zeman. Saremo una bella coppia io e te in panchina. Allora chiudiamo, perché il presidente Sebastiani ritrova questa sera un tecnico. Sì, Toto e Peppino. Che ha avuto alle sue dipendenze, parlo di Luigi Iervese, ovviamente i rapporti sono rimasti buoni tra di voi, Iervese sta facendo molto bene a Francavilla, quindi Iervese tifa ovviamente Pescara e il presidente tifa Francavilla. Io colgo l'occasione per salutare il presidente, che saluto con affetto e la stima che ho nei suoi confronti è grandissima, perché ho avuto il piacere di lavorare con lui per 7 anni e so quello che fa di buono per questa squadra e per questa città. Sono convinto, è sempre stato molto bravo a trovare la soluzione, e sono convinto che lo farà anche questa volta, perché lui è bravo e sa quello che deve fare per sistemare tutto. Dove può arrivare Iervese, presidente? Ma io, guardate, Gigi è secondo me un allenatore che deve allenare i grandi, perché è bravo, perché ha idee, perché a mio avviso è un allenatore che farà l'allenatore vero. Ha trovato, e sono contento, una società con un presidente bravo, una persona seria, una persona preparata, che non ha manco avuto dubbi quando magari le cose non andavano benissimo, e Gigi sta uscendo fuori da questa situazione. Il tempo poi è sempre galantuomo e penso che Gigi farà benissimo. Poi so che la prossima settimana faremo un'amichevole con loro e quindi ci incontreremo e ci saluteremo, perché Gigi è sempre uno dei nostri. Bene, abbiamo detto tutto, o meglio quello che potevamo dire in questi 10 minuti. Ringraziamo il presidente del Pescara Sebastiani, in bocca al lupo per la partita di Cesena, e ancora complimenti per tutte le iniziative che avete fatto e che farete ovviamente in futuro. Grazie presidente. Grazie a voi e crepi sto lupo, speriamo che veramente sia volta buona. Paolo, ci risentiremo più avanti, grazie. Allora torniamo in studio soltanto per dare la linea alla pubblicità, poi prenderemo spunto anche su quanto detto dal presidente per analizzare ovviamente i problemi. Ha detto cose interessanti. Sì. Da approfondire. Da approfondire, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy.
Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menu personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:49 minuti, rientriamo in diretta, riprendiamo da Andrea Costantini in regia per gli aggiornamenti sui posticipi. Sì, allora, proprio in questo momento si è sbloccato il risultato al Bentegodi con il Genoa che si è portato in vantaggio, dunque 0-1 il punteggio, e con questo risultato si va all'intervallo. La rete, ecco, in questo momento ve la raccontiamo, di Pandev con il destro, diagonale per concludere un'azione di ripartenza. Dunque al 47esimo del primo tempo Verona-Genoa 0-1 e così si va all'intervallo. A Perugia, Stadio Curi, sempre 0-0 tra Perugia e Ascoli, abbiamo superato a
abbondantemente. Un'altra cosa, Andrea, sì. Aggiornamenti invece sull'infermeria bianco-azzurra dopo la doppia seduta di oggi? Sì, possiamo dire che oggi sono rimasti fermi i giocatori Campagnaro, Koulibaly e Lattelato. Dunque Campagnaro fuori dai giochi verosimilmente per la gara di venerdì. Hanno effettuato lavoro differenziato i soliti Bovo, Balzano e Proietti, anche Selasi. Dunque molto molto difficile il recupero di Bovo. Invece ci sono buone speranze affinché sia disponibile Andrea Coda. Sappiamo che Perrotta sarà squalificato, c'è questo problema al centro della difesa, proprio della sostituzione di Perrotta. Potrebbe essere dunque a disposizione Andrea Coda, altrimenti ci sarebbero le opzioni Elisalde o eventualmente anche Carraro, ma sarebbe un'alternativa. O anche Stendardo, volendo. O anche Stendardo, che è rientrato in lista e convocato solo nell'ultima partita. Torneremo alle Paiotti più tardi, allora riprendiamo con i nostri ospiti, perché Gigi Gervese, dopo parleremo anche del tuo campionato del Francavilla, però con te siamo legati doppio filo ovviamente, perché Pescara è stata la tua casa, e sono arrivati anche dei messaggi che vorrebbero vederti un giorno sulla panchina del Pescara. Ecco, tutti ci aspettavamo almeno un campionato dove dovevamo divertirci, ecco, non per fare chissà quale progetto tecnico, ma almeno divertirci. E sta mancando proprio questo, perché sì, possono non arrivare i risultati, ma manca la base, cioè il divertimento. Il primo a soffrire secondo te è Zeman? Sì, penso proprio di sì, che proprio quello che viene fuori è che la squadra non sembra una squadra zemaniana, o quantomeno alterna delle prestazioni la squadra zemaniana ad altre meno. Però ecco, io sono convinto che Pescara deve cercare prima cosa di recuperare giocatori importanti che possano dare un po' di esperienza e guidare anche i ragazzi più giovani. Cercare di trovare un po' di equilibrio anche nei risultati, dare un po' più di continuità, e a volte ecco, anche un pareggio sarebbe anche importante, un pareggio fuori casa, per cercare di dare quell'autostima ai ragazzi che serve poi per cercare. Però le aspettative anche dei tifosi, gli sportivi erano diverse, quindi è difficile anche convivere con questa situazione. Adesso sicuramente l'ambiente non aiuta forse la squadra, però bisogna avere un po' di pazienza, perché ripeto lo so, non è facile trovare anche delle giustificazioni a queste, sono tante 16-17 giornate di campionato. Però la classifica è corta, quindi dobbiamo essere un po' positivi e cercare di guardare il futuro con ottimismo. Con ottimismo. Antonio Edoardo, allora, il presidente Sebastiani ha detto alcune cose anche importanti, no? Con la presenza di giocatori, abbiamo fatto dei risultati giocando in maniera diversa, e quindi c'è ancora più, non più rabbia, ma più amarezza, perché non si è proseguita almeno su quel percorso. Ma sì, credo che sia stato molto chiaro, di solito Sebastiani non parla a vanvera, vuol dire, ha detto una cosa molto chiara, e quello che più o meno stavamo ripetendo. Cioè, che significato dare alle parole del Presidente? Ma significato dare, cioè quello che stiamo ripetendo dal 31 di agosto, cioè dal momento in cui questa squadra è stata costruita in questo modo, perché siccome l'idea di Zema era quella di rinnovare completamente la squadra, poi il mercato ha fatto capire che non era possibile, e in quel momento andava fatto una riflessione su quello che era l'organico in quel momento e fare i conti con quel tipo di organico, quindi sfruttare al meglio un organico che a mio avviso per la Serie B è un grandissimo ecco posto. Ma commesso questo errore, perché esatto, però è prolungato, voglio dire, nel senso che sono passate 17 giornate. E questo segnale che ha dato il Presidente invita proprio questo, cioè a recuperare il tempo perduto, nel senso che questa è la squadra più che, cioè quella provocazione, chi non ci vuole stare se ne può andare, quella era una provocazione tipica di un Presidente arrabbiato, però è chiaro che il segnale invece che ha dato è quello che
questa squadra deve sfruttare al meglio le capacità dell'organico. Sfruttare al meglio le capacità dell'organico significa dare consistenza a quella carica di esperienza che possono dare i giocatori importanti, che sono Bovo, Coda, Benali. Ricordiamoci che Benali, insomma, un giorno dentro, un giorno fuori, un giorno alla destra, un giorno alla sinistra, Brugman la stessa cosa. Per cui c'è stata questa incertezza, o meglio, questa convinzione del tecnico di andare avanti secondo le sue idee senza tener conto dell'apporto che potevano dare questi giocatori importanti. Ora il segnale che ha dato il presidente mi sembra che indirizzi a una strada per recuperare il tempo perduto, per trovare a mettere su una squadra che abbia quel tasso di esperienza e soprattutto di compattezza, perché è chiaro che tu la formazione, come dicevo all'inizio, devi avere una formazione base che sia un po' la sintesi di quello che ti può dare, ecco, l'organico. Chiedo agli altri ospiti, allora, seguirà questo indirizzo Zeman, Edoardo? Ma non lo so, mi piacerebbe che lo facesse, ma non ci credo molto. Lui, se fosse dipeso da lui, così come ha fatto fuori Memusciai, perché Memusciai è andato via perché lui non lo vedeva. Perché fino adesso, no, tu che dici che non ci credi, non l'ha seguito. Quando ha avuto la disponibilità, Bova ha giocato. No, quando ha avuto la disponibilità, Coda, il problema forse è un altro. Ha giocato, e poi una volta si fa male uno, una volta, esatto, si fa male però, un altro. Aspetta, no, scusami. Come non è così? Ricordo tutte le formazioni, no, ma mi sembra che quando Bovo è stato bene ha giocato, Coda ha giocato, abbiamo giocato alcune partite anche con Bovo e Coda insieme, poi è stato riscoperto Fornasier, facciamo una cosa, ci sediamo, mo si va con internet, Google, Twitter e tutto quello che vi piace e ce le rivediamo le formazioni. Ma basta rivederci le tradizioni. Edoardo, scusami Antonio, Bovo sarebbe stato mandato via come tutti gli altri giocatori più esperti da Zeman e da Sebastiani se avessero trovato mercato. Memusciai è stato l'unico che ha trovato una squadra che lo prendeva, è andato via perché Zeman l'aveva messo ai margini, così come ha messo ai margini Bovo, come ha messo ai margini Campagnaro e tutti gli altri, perché voleva una squadra giovane, voleva rinnovare completamente la vecchia guardia e aveva le sue ragioni, però questo non è accaduto. I giocatori più esperti tranne Memusciai non hanno trovato casa e lui li ha fatti giocare col contagocce e solo quando è stato costretto a farli giocare. Bovo, dopo la vittoria di Parma, che era stato molto merito di Bovo, lo ha tolto senza che Bovo si infortunasse, cioè Bovo non ha giocato per scelta tecnica, perché Zeman non vuole che si giochi in quel modo. Lui si ritrova un organico che quindi non seguirà quando i giocatori saranno recuperati il consiglio. Il problema è, lui vuole giocare in un certo modo, ma l'organico di cui dispone non è quello adatto al modo in cui lui vuole giocare. Allora, un allenatore bravo, che è un dipendente della società, cerca di far rendere al meglio l'organico che ha. Tu vorresti avere Insigne, non ce l'hai, vorresti avere Immobile e Verratti, non ce l'hai, allora ti adatti e cerchi di far rendere al meglio Pettinari, Brugman e Benali, cioè cerchi di far giocare al meglio quello che hai. Questo fa un allenatore bravo. Quando io invece mi ritengo di essere più importante dei giocatori e della società, o si è zemaniani, o si fa Zemanlandia, o si muore, si rischia di retrocedere. Qui Zemanlandia non la possiamo fare perché non ce l'abbiamo i giocattoli per fare Zemanlandia. Non ce l'abbiamo. I Verratti, gli Immobili, i signori, come si chiamavano quelli del Foggia? Non ce l'abbiamo. Mi sembra... Allora bisogna adattarsi e cercare di rendere al meglio quello che abbiamo. E Zeman, ho l'impressione che non sia in grado di far rendere al meglio un organico che non è adatto al suo gioco. E questa è la mia preoccupazione. Non abbiamo nemmeno la controprova con un altro allenatore. No, certo che appunto, non ce l'abbiamo. Quindi, certo che non ce l'abbiamo. Mi tengo quello che ho adesso. Ma, che poi non ci siano tutti i giocatori. Mi sembra che uno come Manguso, anche se poi sabato è stato pessimo, sia un giocatore adatto, così come Capone, così come Del Sole, se intanto parliamo degli esterni d'attacco. Pettinari è un attaccante adatto al gioco di Zeman. Valsania, e qui forse un piccolo rimprovero
a Zeman, pur essendo glielo fa, piccolo, piccolo, sono partite, appunto, avrebbe forse dovuto dare più spazio a Valsani. Quello che io mi sento, dove non sono d'accordo, e concludo, nel centrocampo, ossia lì Zeman non è stato incisivo, ha cambiato sempre. Quando lui parla che di formazioni cambiate, al di là degli infortunati, ma a centrocampo ha cambiato anche quando non c'erano gli infortunati. Dottor Literio, che poi devo correggere, docente universitario all'Università di Chieti, chiedo scusa. No, Edoardo, secondo me ha toccato il punto, secondo me, centrale, perché innanzitutto mi ha colpito Di Sebastiani, che in qualche modo dice che Zeman è sotto esame, che ha detto che si aspetta qualcosa di più anche dall'allenatore. Ha detto, per precisare, ha detto, con Zeman o senza Zeman questa squadra deve fare un altro tipo di campionato. No, poi ha detto mi aspetto da tutti e anche dall'allenatore, ha detto. Esatto, sì. Quindi sì, Zeman è anche sotto esame. Certo. Detto questo, secondo me, per la prima bisogna dare un nome e cognome al problema, perché se no non se ne esce. Secondo me, ricollegandomi a quello che diceva Edoardo, il vero problema non sono né gli infortuni né la personalità limitata dei giocatori, ma la rigidità di Zeman. E parlo di rigidità tattica, nel senso che non è stato sempre così. Dottore, mica lo scopriamo oggi. Zeman la rigidità l'ha sempre avuta. Però questa volta non gli sta riuscendo. Tutti questi allenatori che si evolvono, insomma. Questa volta non gli sta riuscendo con i giocatori che quello è un problema. Quello esatto, e quello è un problema, perché questa volta, le altre volte gli è sempre riuscito tutto, magari alla lunga. Sempre altre volte. E quindi, restando rigido. No, posso fare una richiamata. Siccome l'ho detto prima, 18 anni, questa cosa gli è riuscita una volta. Cioè, non è che mi dici deve riuscire, cioè dipende molto dai giocatori che hai, dai giocatori, dalla qualità, dal gruppo che riesci a fare. Perché Iervese non è molto d'accordo su questa valutazione numerica. Io l'apprezzo, apprezzo le scelte che fa, perché mi piace il gioco che fa. Però non è detto che questo gioco ti porta poi a stravincere i campionati, perché in 18 anni ha vinto uno, 6 volte è stato esonerato, 3 volte ci ha rinunciato lui. Perché abbia avuto una carriera di alto, possiamo completare il dottor Iervese. E lui queste scelte le ha sempre portate avanti, sempre uguali. Che significa? Che evidentemente non è che ti può riuscire sempre così. La rigidità di cui parla il professore è quella, esiste, voglio dire, non è che stiamo a dire una cosa inventata, voglio dire, la rigidità è dai fatti, perché lui fa questo tipo di scelta, la fa sempre, la fa da quando ha cominciato a fare. Quindi perdurando questa rigidità. Allora, una rigidità, però scusami Enrico, che non è solo tattica, cioè sono i giocatori che si devono adattare per forza a Zeman e non viceversa, e quindi non mette a proprio agio i giocatori in questo modo, ma è una rigidità, secondo me, anche educativa, tra virgolette, anche nella gestione dello spogliatoio, perché poi quando i giocatori non ubbidiscono a Zeman li mette in punizione, anche in maniera però comunicativamente negativa. E la rigidità è anche comunicativa, secondo me, di Zeman, non è solo tattica. E poi ovviamente non arrivando i risultati, e gli animi non sono sereni, lo abbiamo visto anche al termine della questi partita. Questi però sono fattori aggravanti. C'è stato tra questi Cappelluzzo, sono Zampano, Fiorillo, perché poi gli spogliatoi sono compatti quando si vince, certo, no? Certo. Quello lì tra quei 3 giocatori capita dovunque, capita tutti gli anni. A maggior ragione vince, capita quando le cose non vanno bene. Non si vince, non si convince proprio per questa, secondo me, rigidità. Iervese, ecco, tu che hai lavorato tanti anni con i giovani, chi ti ha colpito di questi che sono arrivati quest'anno a Pescara? Valsania, Capone, Canute, ce ne sono tantissimi. Ecco, chi ti ha dato proprio un giudizio positivo? No, Valsania è quello che mi è piaciuto di più fino adesso, perché secondo me è un giocatore che ha tutto per fare la mezzala per come vuole il mister. Ha gamba, struttura, ha tempi di inserimento, e quindi secondo me è un giocatore molto interessante. E poi, quindi poteva essere sfruttato anche prima, volendo. Sì, no, posso dire che io 2 mesi fa l'ho detto. È vero, però è stato utilizzato 2 volte, poi è chiaro che questo non è un limite. Non lo so il motivo, però ecco, è quello che mi ha colpito di più. Poi ci sono anche altri ragazzi giovani. Ma avete sentito anche che ha detto Zeman nella conferenza stampa poi su Valsania, che tecnicamente non è un mostro.
ha tenuto a sottolineare questo, che non è una comunicazione secondo me positiva, perché ti ha fatto due gol, uno col piede destro e uno col piede sinistro, e ti ha salvato la partita. Quindi non è, secondo me non è di aiuto sottolineare comunicativamente una cosa del genere. Io avrei valorizzato altro, non dire tecnicamente non è un mostro. Guarda, l'ha fatto pure con Brugman quando ha fatto una delle sue migliori partite. Questi sono errori, ha detto che sì, è vero, però ha toccato 110 palloni e 100 inutili. Non è mai stato tenero in smizzo un po' con tutti. Tecnicamente si chiama comunicazione svalutante. Sono d'accordo con te. E invece degli altri, Ervisi? Ma io ho avuto il piacere di allenarlo e secondo me è un ragazzo interessante, Nando Del Sole, che le partite che ho visto, a prescindere l'ultima in la penultima in casa, che forse non ha fatto bene quando è subentrato, è un ragazzo che ha talento e che ogni qualvolta ha giocato ha fatto cose interessanti, ma ce ne sono tanti di ragazzi che secondo me sono di prospettiva. Ma torniamo al discorso di prima. È importante fare la squadra per Zeman perché il mister non cambia, quindi ecco perché dico le caratteristiche dei giocatori devono essere adatte al suo modo di fare. E quando purtroppo non ci si riesce si possono creare queste problematiche. Ecco, ma in maniera generale il fatto che lui punti sui giovani, lasciando in panchina anche giocatori esperti, tornando al discorso precedente, è un bene, è un male, fa parte anche della tua mentalità o no? Ma il giovane è sicuramente quello che si mette a disposizione del mister e cerca di ascoltarlo a 360 gradi, invece il giocatore un pochettino più esperto può anche non condividere. Però sei d'accordo che i più esperti possono aiutare ovviamente i giovani? Assolutamente, se si crea. Non è che se uno lo sta a sentire diventa un fenomeno comunque, deve avere le caratteristiche per poi per fare, certo, per fare mentali, quello che chiede, eccetera. Non è che se lui lo sta a sentire allora è matematico che tu questi diventano 11 fenomeni, la squadra andrà 200 all'ora, ma non è così. Certo, ma ci vuole sempre. Non è così, non è assolutamente, no, noi diciamo delle fesserie insomma. Oh, invece dei giocatori, per esempio Mancuso era partito bene, poi si è perso anche lui, un giocatore sul quale si contava molto. Io Mancuso l'ho visto e all'inizio mi ha fatto una buona impressione, ultimamente lo vedo un po' in calo, però è sicuramente un giocatore che ha dei colpi, è un giocatore che è un classico esterno che può far bene con Zeman. Ecco Edoardo, si parla... Però no, voglio dire una cosa a volo, perché non sono d'accordo su Mancuso, nel senso che Mancuso a mio avviso ha sbagliato due gol, però sta giocando secondo me bene, è perfetto anche per il gioco di Zeman, quindi... Cioè Mancuso non lo metterei tra quelli in calo, probabilmente soffre anche del resto della squadra, insomma, però la sua parte secondo me la fa e la fa bene, seguendo anche quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, per cui Mancuso secondo me è essere un giocatore importante per questa squadra. Ecco, Giorno, dicevo, nell'ultima partita è stato impiegato nuovamente Benali sull'esterno sinistro con Capone in panchina. Pensi che si continuerà su questo standard, perché si è capito, l'hanno capito un po' tutti, che Benali fa fatica a giocare lì, e Capone è uno che quando ha giocato la sua parte l'ha sempre fatta, anzi ha firmato anche 5 gol pesanti. Guarda, sia Benali che Brugman quando giocano in un ruolo che non è il loro ruolo ideale, perché Brugman dovrebbe giocare centrale e invece è costretto a fare la mezzala e non e la qui sa torniamo fare. Alla rigidità. No, non la sa fare la mezzala, no, la rigidità di se Zeman, vai a vedere il primo gol per esempio della Ternana è colpa di Brugman che non sa difendere, perché Brugman non è fatto per fare la mezzala, per correre 100 metri avanti e dietro, lui è fatto per dirigere la squadra. Benali è fatto per giocare mezza punta, non è fatto per giocare esterno, non ci sa giocare esterno, lui era ideale, per lui era ideale il modo di giocare di Oddo, con la palla a terra centralmente. Scusa Edoardo, posso chiedere a Iervese, Benali lo faresti giocare mezzala oppure sei d'accordo con Zeman? Io lo vedo più come mezzala, non lo vedo come esterno. Ma chi è? Però, ecco, cosa può spingere? Conoscendo Zeman, con Oddo era un discorso diverso, perché Massimo predilige più un possesso palla, quindi
palla, cerca di tenere più la palla, invece Zeman vuole subito la verticalizzazione. Non mi sembra che abbia lo spunto da esterno. E perché Zeman secondo te insiste su questo? Perché guarda, perché Zeman, permettimi, Zeman quando è arrivato diceva che Brugman era addirittura un esterno d'attacco. Poi si è rassegnato a farlo giocare mezzala, l'ha fatto giocare centrale solo in pochissime occasioni quando non era ancora pronto Carraro. L'ha fatto giocare anche centravanti, insomma, pur di rovinarlo non so che cosa si potesse inventare ancora. E la stessa cosa ha fatto con Benalì. A me quello che dispiace è che questa squadra, ne sono convinto, per come giocava Oddo, sarebbe stato un organico ideale, perché gente che gioca la palla a terra come Mancuso, come Benalì, come Pettinari, come Brugman, eccetera, col gioco di Oddo sarebbe andata in porta facilmente. Invece per il gioco di Zeman non ci sono le ali. Non c'è quell'apertura sull'esterno che invece il gioco di Zeman richiede. Benalì non è adatto a fare. Vi chiedo scusa perché mi chiedo una linea nuovamente dalle Paiotte, dove c'è Paolo Renzetti in compagnia di un altro ospite. Paolo. Sì, grazie Enrico. Prendiamo nuovamente la linea in diretta qui dalle Paiotte. Ringraziamo tra l'altro l'ufficio stampa del Pescara, Massimo Mucciante, per averci portato in postazione. Lo ringraziamo, il direttore sportivo del Pescara, Luca Leone, ovviamente presente anche lui questa serata. Luca, una serata di beneficenza, una serata importante perché il Pescara è anche sociale, ma ovviamente si pensa al campionato, a questa gara di Cesena, e si pensa anche al mercato che arriverà a gennaio. Per Luca Leone, direttore sportivo del Pescara, si preannunciano giorni di fuoco, di gran lavoro. Vabbè, buonasera a tutti, innanzitutto. Buonasera direttore. Vabbè, ringraziamo le Paiotte per l'invito, quindi un modo per stare insieme alla squadra, stare insieme a alcuni sostenitori del Pescara, quindi presente. Patron De Cecco ci ha invitato e siamo felici di aver accettato questo invito. Siamo con la squadra, ma tra un po' andranno via perché domani c'è l'allenamento e si inizierà già a pensare alla partita di Cesena, perché venerdì è vicina e quindi tutti a casa tra un po'. Ecco Paolo, allora, Enrico, linea a voi per qualche domanda, per qualche considerazione. Sì, una sola domanda faccio io, poi qualche amico in studio. Allora, direttore, è già iniziato il vostro periodo di lavoro più intenso, perché non è che i direttori sportivi lavorano solo due mesi intorno a Natale e due mesi a giugno, questo è il momento dove si lavora di più. Cosa bolle in pentola? Cioè, nel senso, avete intenzione di modellare questa squadra, di trovare qualche elemento funzionale, o avete in mente, qualcuno pensa ad una rivoluzione? Ma innanzitutto dobbiamo pensare a fare queste ultime quattro partite nel migliore dei modi e cercare di fare più punti possibili perché ne abbiamo bisogno. Poi per quanto riguarda il mercato oramai nel calcio moderno è, diciamo che è aperto 365 giorni all'anno, quindi non è l'ultimo mese o gli ultimi mesi. Sicuramente il mercato di gennaio non è semplice, lo sapete, perché prendere dei giocatori nelle altre squadre che stanno facendo bene è sempre difficile, quindi il mercato di gennaio in teoria è un mercato di riparazione. Noi vorremmo cercare di trovare degli elementi, come hai detto tu, giustamente funzionali, che ci possano far fare il salto di qualità. Però sappiamo che è difficile, bisogna vedere quali saranno gli elementi che sono sul mercato. È più difficile spoltire la rosa oppure trovare gli elementi funzionali? Bella domanda. Ma per quanto riguarda noi, da un punto di vista dello sfoltimento della rosa, non penso che sarà difficile, perché magari, non so, i ragazzi che stanno giocando meno, alcuni sono di proprietà di alcune squadre importanti di Serie A, quindi non, penso che faranno poca fatica. Noi dovremmo, ripeto, dovremmo cercare quei giocatori, uno, due, massimo giocatori che ci fanno fare il salto di qualità
che hanno voglia di venirci a dare una mano e che, come hai detto tu prima, ripeto, funzionali al progetto del Pescara. Allora, due domande veloci dallo studio, Francesco Di Francesco. È stato difficile riuscire a fare quello che non avete fatto quest'estate, ossia prendere, come dicevi tu, giocatori funzionali a come gioca Zeman, ossia difensori con le caratteristiche adatte per esaltare il gioco di Zeman e magari anche uno o due centrocampisti, e gli altri se non vanno bene si accantonano e basta, e si finisce con questa storia di 30 giocatori a disposizione di Zeman, o no? Se io c'ho un allenatore che... Vabbè, la domanda è stata fatta, direttore? Ma io che siano tanti, questi lo sapevamo dall'inizio, però purtroppo non è che il mercato non è che riesce a fare sempre quello che vuoi. Poi parliamo sempre di ragazzi, non è che parliamo di oggetti. Noi poi avevamo dei ragazzi anche che erano con delle situazioni in piedi a livello di mercato, quindi poi se non sono state concluse non è colpa di nessuno. Però ecco, quando tu parli di difensori, io i miei difensori centrali non li cambierei con nessuno. Purtroppo in questo momento è Bovo infortunato, Campagnaro purtroppo ha avuto dei problemi a Genova. Se lo stesso Coda aveva fatto un inizio di campionato straordinario, poi abbiamo Fornasier, abbiamo Perrotta, abbiamo il giovane Risalde. Secondo me sono tutti giocatori di assoluto valore, io sinceramente non li cambierei con nessuno in Serie B. Luca, non ti voglio interrompere, io non sto dicendo che non sono buoni. Ti sento. Bravo, giocatori con le caratteristiche tecniche adatti a come gioca Zeman, o no? O solo noi qui lo vediamo? No, i giocatori forti sono giocatori per qualsiasi allenatore. Cioè, i giocatori forti li vorrebbero qualsiasi allenatore. Quindi, Insigne, che era un giocatore di Zeman, sì, è anche un giocatore di Sarri, è un giocatore di tutti gli allenatori. Sono d'accordo con te, però vuol dire, visti i risultati, che questi giocatori, che per questi giocatori, cioè, Verratti non va bene era, Zeman. Qua una soluzione la dovete trovare, o no? Scusami. Vabbè, adesso non è che c'è tempo per... No, ma io penso che... No, ma io non so quali siano i giocatori che abbiano in fronte scritto sono un giocatore di Zeman, sinceramente. Però per me, io parlo come addetti ai lavori, per me un giocatore bravo sta bene con qualsiasi allenatore. L'importante è che uno gli dica quello che deve fare. E questi che dicono che e poi sta il giocatore a mettere in pratica quelle che sono le idee. Ma pure io. A questi sì. Ma che sei? Allora. Io sinceramente... A me... Ma che l'hai detto? Allora, De Leonardi, cioè, penso, io poi non voglio fare. Allora, un po' di pazienza, sì. Luca, perché il segnale arriva sempre dopo 2 secondi. Totò De Leonardis. Ciao, prego, Luca. Prego. Ciao Luca. No, intanto ti dico che sono d'accordo con te. Buonasera, ciao Totò. Sono d'accordo con te sul fatto che non esiste il giocatore zemaniano, esiste il giocatore bravo che poi se sta con Zeman gioca bene, se sta con Sarri gioca allo stesso modo, se sta con Allegri gioca allo stesso modo. Il problema non è quello di trovare il giocatore zemaniano. Per me, io certe volte mi viene da... No, scusa Luca, siccome è una cosa che sto ripetendo da agosto, voglio dire, la storia dei giocatori di Zemaniano speriamo che finisca, giocatori bravi. Allora, parlando di, siccome tu hai parlato della necessità di fare qualche operazione, credo che può essere un problema la posizione di Gans, nel senso che questo giocatore è stato preso come un punto fermo del mercato importante, del mercato estivo, però insomma ha fatto pochi minuti finora, credo che possa essere un problema, quindi si tratta di trovare la sua cessione e di trovare un sostituto secondo te con caratteristiche diverse, e può essere questo uno dei lavori da fare? Ma guarda Totò, io per indole sono una persona che cerca di aiutare e di cercare di risolvere i problemi che abbiamo in casa nostra, no? A me piacerebbe che Gans rimanesse e che riuscisse a trovare quel minutaggio che tutti noi speriamo, ecco,
però nemmeno possiamo negare che magari lo stesso Pettinari ha fatto un inizio di campionato, diciamo, ha fatto 11 gol, quindi il ragazzo, cioè, io penso che è una competizione nel calcio. Cioè, dopo magari parliamo del Napoli che non ha alternative perché i giocatori poi sono stanchi, no? Io mi auguro che prima o poi Ganz possa stare bene, perché adesso magari ha un problema che ha anche un infortunio. Giovedì a Genova ci ha dimostrato che lui, se ne abbiamo bisogno, e lì è pronto. Mi dispiace che adesso ha avuto questo problemino al piede, ma sono sicuro che lui prima o poi possa darci una mano e possa fare quello che noi tutti speravamo. Io preferirei acquistare Ganz a gennaio come Pescara, invece di prenderne un altro che poi dovrà magari fare la stessa cosa. Però poi ecco, io questo non dipende, lo so, perché poi bisogna essere, no? Tutti d'accordo, e dobbiamo condividere tutti la stessa voglia. Però ecco, io vorrei che Ganz fosse l'acquisto di gennaio per noi. Bene, allora un saluto anche dal dottor Literi, da Edoardo De Blasio, dal tecnico Iervese a Luca Leone. Buon lavoro per le prossime settimane e ovviamente speriamo che da Cesena intanto arrivi un buon risultato. Grazie comunque per questo contributo, direttore. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao, grazie anche a Paolo Renzetti. Credo che possiamo chiudere qui il collegamento dalle Paiotte. Paolo, oppure ci salutiamo alla fine? Sì, perfetto. Chiudiamo qui, non ci sono più altri ospiti. Sì, possiamo chiudere qui il collegamento. D'accordo. Certo, qui dalle Paiotte ringraziamo, non credo ci saranno, anche perché i giocatori stanno iniziando ad andare via, Enrico, come diceva anche il direttore, perché domani mattina ci sarà allenamento. Bene. Certo, è vero. Grazie, è vero. Grazie al GT Fotovideo, a Paolo Renzetti. Andiamo in pubblicità e poi ultima fase di trasmissione in studio, tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30. Aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 27 minuti, rientriamo in diretta, allora aggiornamenti sui posticipi, Andrea Costantini. Sì, in Serie A sempre Verona 0, Genoa 1 e poi è cambiato il risultato ed è ora finale a Perugia. Perugia batte Ascoli 1-0 in pieno recupero, il gol partita di Filippo Falco. Perugia dunque che vince 1-0. E poi notizie da Cesena, Enrico, perché oggi la squadra di Castore è tornata ad allenarsi, di nuovo in gruppo Cascione, Di Noia e Liozzi, mentre salteranno la gara del Manuzzi venerdì sia l'esterno Kupic, che è stato espulso a Frosinone, sia il centrocampista Schiavone, che a Frosinone ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, e dunque non ci sarà. A te. Il Pescara mancherà ovviamente lo squalificato per rotta. Allora vediamo la classifica aggiornata dopo il successo del Perugia sull'Ascoli. Il Perugia sale a quota 22, l'Ascoli resta in fondo alla classifica con 14 punti. Il Pescara dunque scende al 14° posto, se non vado errato. Allora, siamo proprio in chiusura, ripartirei dal dottor Literio. Abbiamo sentito il presidente Sebastiani, abbiamo sentito il direttore sportivo Leone, abbiamo fatto delle considerazioni. A cosa si va incontro? Ma è importante che non si irrigidisca pure la società assieme a Zeman, perché mi sbilancio, lo dico chiaramente, secondo me attualmente il problema è Zeman, è la sua rigidità. Quindi se lui non cambia, non cambia secondo me nemmeno il gioco e nemmeno i risultati cambiano. Certo, lui ha fatto delle affermazioni chiare, lui ha detto se i giocatori non rendono come io mi aspetto li cambio, e continua a cambiarli fino a quando non arriva alla sua idea di gioco, ma i risultati sono questi però. Quindi, quindi Zeman non cambierà. Esatto, devono cambiare i risultati. E se non cambiano i risultati la società deve secondo me prenderne atto. Quindi l'equazione porterebbe all'esonero. Francesco? Quindi se hai fiducia nell'allenatore, il pareggio con la Ternana è un risultato positivo. Se non hai fiducia nell'allenatore, il pareggio con la Ternana è un risultato che a te non deve interessare, perché un punto può cambiare momentaneamente, ma alla lunga non cambia, e devi cambiare allenatore. Poi Leone se ne esce per avere ragione che non esistono giocatori adatti per un attore o per un altro, evidentemente non esistono allenatori disposti sempre a cambiare. Zeman non cambia, se tu hai fiducia in Zeman, tra alti e bassi devi andare avanti, altrimenti Cesena o pareggi o certo se vinci magari con una prestazione a tre quarti, ossia non un tempo buono, un tempo no, perché tanto non gliela faresti a vincere. Se vince Cesena i discorsi possono anche cambiare, ma devono cambiare poi anche i risultati, perché se vince a Cesena e poi la partita dopo magari perdi in casa, poi ripareggi, poi rigiochi bene, poi rigiochi male, è un elastico che si allunga e se si spezza quando c'è tempo per rimediare va bene, ma se l'elastico si spezza quando non ci sarà più tempo per rimediare sono augelli poco dolci. Dottor De Leonardis, qualche settimana fa proprio tu avevi detto bisogna capire se si vuole andare avanti con Zeman a prescindere dai risultati. Certo. No, è quella, io credo che l'unica strada è quella, ma tu devi essere convinto che comunque vada, cioè non è che possa poi andare avanti a settimana sì, un punto sì, tre punti no, due punti in meno. Cioè, non ha senso, vuol dire, bisogna trovare un equilibrio, o la società dice ok, guardate ragazzi, non interessa, cioè non interessa la sua rigidità, quello che volete, andiamo avanti comunque, o andiamo ai playoff, o andiamo in promozione, o retrocediamo, cioè la sintesi è quella, però mi sembra di capire che la società non abbia questa intenzione. Sul fatto di Leone, guarda, Leone non è che ha detto i giocatori, ha detto la differenza è tra giocatori bravi e giocatori meno bravi,
Ed io sono no, no, sembro, sono no, quelli, no, grazie. Perché tu non puoi dire che ti servono solo i giocatori. Come fai a stabilire se il giocatore è zemaniano? Fammi capire. Capire in base a quale principio. È tanto vero questo che lui ha ribadito che Gans, secondo lui, deve essere l'acquisto di gennaio, pur sapendo che Gans ha fatto 10 minuti con Zeman. Evidentemente, voglio dire, io credo che siamo vicini a una possibile svolta, o comunque la società si stia indirizzando questo, per le parole che ha detto Sebastiani, le parole che ha detto Leone, ma soprattutto l'andamento di queste 17 giornate. Purtroppo questo non è che le possiamo ignorare, voglio dire, 17 giornate, non abbiamo visto una partita intera, non zemaniana, una partita intera bella. Io nuova, non voglio, okay? Non voglio proseguire con la trasmissione per una no, per anche perché ci tolgono la voce. Bravo, ma molto velocemente, scusate. Non è questione di giocatore zemaniano o non zemaniano, di giocatore con determinate caratteristiche o con altre. Se Zeman vuole stiamo dicendo le stesse cose perché non esiste un'argomentazione. Se lui vuole un difensore che giochi in un determinato modo e che fa salire la difesa, poi invece blocca la difesa. Che c'ha la bacchetta magica? Ma fammi capire. Quando ha preso Gans ha detto mi serve Gans. Rispondi ma a quest'altro. No, rispondi tu a questo. Io lo so, Gans dopo ha giocato pettinare, se andava bene non lo fa giocare. Ah, benissimo. Bene, no, dopo ha giocato, dall'inizio ha giocato Ha giocato pettinare e a Gans no, dal ritiro. Lo vuoi capire o no? De Blasio. No, vorrei prima di che... E allora lo fa a posto se è rinvoglionito. Ricordo che Capuano e Romagnoli non erano difensori zemaniani. Grazie a Zeman hanno fatto grandi imbarcate anche loro. Però quell'anno, pur prendendo 60 gol, ne abbiamo fatti 90 con Immobile e Insigne, perché nemmeno Capuano e Romagnoli, poverini, erano zemaniani. Soltanto il difensore della Lazio è stato. Quindi secondo te come se ne esce? Allora, io adesso vado controcorrente. Siccome secondo me Zeman doveva essere esonerato già dopo la sconfitta con il Palermo, invece la parata di Fiorillo lo ha salvato. Poteva essere esonerato dopo la sconfitta in casa con la Ternana e il gol di Balzania al 93esimo lo ha salvato. Può darsi pure che adesso gli giri la fortuna, perché poi ci vuole la fortuna anche nel calcio. E magari andiamo a Cesena e rifacciamo una partita come quella di Carpi o come quella di Parma. Quella tra l'altro è una terra che a noi ci porta ma bene. Ma non si fa calcio per un episodio al 92. Ma purtroppo, se io non ho fiducia in te, purtroppo, e tu mi fai l'elettrocardiogramma, a me non l'infarto mi viene dopo 20 giorni. Purtroppo un pareggio non è uguale a una sconfitta. Se io non ho fiducia di un allenatore, non è quel pareggio che cambia. Se avessimo perso con il Palermo, probabilmente Zeman, appunto, si sbaglia. Spiegaglielo dopo. Perché il pareggio ti mantiene a galla e la sconfitta. Ma a galla di che? E comunque è così nel calcio. Il pareggio con il Palermo ci ha mantenuto a galla, quella parata di Fiorillo ci ha mantenuto a galla e ha salvato, secondo me, la panchina a Zeman. Oddo era ancora disponibile, invece quella parata di Fiorillo ha mantenuto Zeman sulla linea Pescara e Oddo poi è andato la settimana appresso a Udine. Ok, è andata così, può darsi che debba andare così, ci vuole anche la fortuna. La ruota gira magari a favore di Zeman, andiamo a Cesena, facciamo una partita gagliarda come quella che abbiamo fatto a Parma, quella che abbiamo fatto a Carpi, vinciamo 1-0 e torniamo a sorridere. È l'unica speranza che posso avere, perché tanto in questo allenatore, con questo organico, con questi giocatori, non c'è da avere in questo momento nessuna speranza. Soltanto i risultati favorevoli potrebbero far girare l'entusiasmo di tutto l'ambiente, far ritrovare un po' di autostima in questi ragazzi, perché secondo me questi ragazzi hanno perso stima in se stessi. Io Benali, Brugman, non li riconosco più. Erano giocatori eccezionali, non li ricordo. Adesso anche Mancuso si stanno avvilendo tutti, Zambano, Crescenti, non si riconoscono più, non se ne salva uno. Scusa, quindi vuol dire che c'è un discorso di autostima. Lui lo vede e Sebastiani non lo vede, ragazzi, lo vedono tutti. Se andiamo verso la Serie C, Sebastiani a Zeman lo licenzierà. Adesso stiamo aspettando, non è che Sebastiani adesso può dire faccio fuori Zeman, stiamo a vedere, ma è chiaro che noi non possiamo retrocedere.
perché sarebbe un fallimento per la società, per la città, per tutti. Quindi se dovessimo, non sia mai, dovessimo prendere una china verso la Serie C, Zeman verrà esonerato. Vorrei chiudere con Gigi Hervese, chiudendo il discorso Pescara. Tu sei convinto che Zeman risolverà questa squadra? No, io voglio essere positivo, anche perché la classifica, come ho detto prima, è corta. Però ecco, sicuramente i problemi ci sono e spero che il mister riesca a trovare la soluzione migliore. Senti, il 14 dicembre ci sarà questa amichevole Francavilla Pescara al Poggio. Cosa dirai al Boemo? No. Non come consigli, eh. No, io ho sempre avuto... Fa la domanda. Prego. No, secondo me ho visto mai Francavilla. Come gioca la tua squadra? 4-3-3 Zemaniano o fai del tocco? L'idea era quella, però ho dovuto cambiare modulo perché... Ecco, che eresia! Ah, eretico! No, no, facevamo 3-5-2, però... 3-5-2. Capito? Vabbè, ma io sono della flessibilità. Ma vedi come si evolve? Non viene bene. Se c'è un giocatore a mani cuore, ma... la pubblicità, no, certo, tu te ne immagini. Scusami, Francesco, perché... non c'è un deck, non lo metto da Leonardo. Francesco, e io aprire la porta. Non parlare di flessibilità, Francavilla... perché la può avere tutto il resto. Mi chiedo scusa, non quella flessibilità. Scusa, Francesco, perché altrimenti ci taglia e non ce ne accorgiamo. Francavilla è tornata ad essere un'isola felice per il calcio abruzzese. Ma noi abbiamo la fortuna di avere un presidente veramente in gamba, un presidente che è ambizioso e ha progetti interessanti. E siamo partiti da poco tempo, cioè un paio di mesi è stata costruita una società, una squadra, e in fretta, però nello stesso tempo penso che si stia facendo cose interessanti e penso che in futuro... con questo presidente Francavilla possa tornare a calcare palcoscenici importanti. E l'inizio è incoraggiante, cerchiamo di continuare così su questa strada. Ecco, domenica abbiamo fatto una bella partita. Una grande vittoria a Pesaro, è un po' la svolta di questo campionato. Ma io me lo auguro, perché anche noi abbiamo all'inizio avuto qualche problema, poi da un po' di domenica... Più in casa che fuori, hai avuto problemi? No, in casa abbiamo fatto, fuori casa abbiamo fatto 6 vittorie importanti. In casa siamo partiti male la prima giornata, forse quello ha condizionato anche un po' le altre partite, però devo dire che sotto il profilo della prestazione la squadra ha sempre fatto ottime prestazioni, a prescindere l'unica partita forse che abbia fatto male contro il San Nicolò. Però ripeto, sono contento perché la squadra cresce settimana dopo settimana e penso che anche il risultato di ieri sia frutto dei miglioramenti che stiamo avendo. Ecco, come ci si trova ad allenare i grandi dopo tanti anni con i ragazzi? Ma era il mio desiderio, quindi ho fatto un'esperienza bellissima nel Pescara, perché il settore giovanile è molto formativo anche per un allenatore, però ecco, il desiderio era quello di allenare i grandi e devo dire che sono molto contento, perché la squadra è una squadra che si allena bene, che da quello che sta dimostrando sul campo segue l'allenatore, spero che lo facciano anche in futuro. E ho un bellissimo rapporto con i ragazzi, anche con i giocatori che hanno calcato campi e categorie superiori. E l'idea nostra è quella di continuare e cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo. Ecco, avere la fiducia di un presidente intanto importante per il calcio abruzzese, cosa rappresenta per te? Perché oggi il vostro presidente è sulla bocca di tutti per la sua forza anche finanziaria, che si mette in gioco in un mondo particolare. Io intanto lo ringrazio per avermi dato fiducia, per avermi dato la possibilità di allenare una squadra e una società così importante. Spero di ripagare la sua fiducia e di ottenere dei risultati, i risultati che spero possano portare questa squadra a una categoria superiore. E il sogno resta sempre quella panchina del Pescara? Il sogno da bambino, sempre da ragazzo, è sempre quello. Quindi, però facciamo un passettino una volta, dimostriamo innanzitutto di essere in grado di poter fare, di allenare bene il Francavilla e poi pensiamo al futuro. E in bocca al lupo. I Poggi e gli Ulivi, se ti senti a casa. No? Dottor Riterio, problema di testa lo mettiamo da parte, oppure tornando al discorso iniziale,
No, ma il problema di testa, come ho già detto, è collegata alla rigidità di Zeman, che poi non porta i risultati, e i risultati, cioè gli insuccessi, peggiorano il problema. Grazie a tutti, ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie a Andrea Costantina, Maurizio Daguì, allo staff della GT Foto Video e della Publi Video di Roberto Pulimanti. Grazie quindi a Francesco Di Francesco, al dottor Pietro Viteri, Edoardo Vignali, Antonio Leonardis e Gigi Irvese. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.